Benvenuti a questo nuovo approfondimento di Lombardia Notizie Online, quest'oggi dalla centralissima Piazza Duomo al centro di Milano per il taglio del nastro del Milano Monza Motor Show 2022. Una manifestazione giunta alla seconda edizione totalmente gratuita con 50 brand tra case automobilistiche e motociclistiche per parlare di temi molto molto importanti. Allora andiamo a sentire i protagonisti della giornata a partire dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per Milano è molto importante perché il comparto dell'automobile, dell'automotive è per la nostra regione rilevante sia da un punto di vista economico, da un punto di vista occupazionale, ma anche come storia e tradizione. Dicevo poco fa che questo evento ha avuto lo scorso anno un ottimo successo sia per quanto riguarda gli espositori, sia per quanto riguarda il pubblico, sia per quanto riguarda tutti i centri di ricerca, le università, perché la cosa fondamentale di questo evento è che si crea una sorta di ponte tra l'autodromo, che è diventato un hub di ricerca con il Politecnico, e le strade, le piazze, le città dove la gente può toccare con mano i prodotti, può fare domande, può partecipare direttamente alla vita di questa importantissima. Io poi penso che quest'anno sia anche molto importante il focus che volete dare a questa manifestazione, che è quello della sostenibilità, un argomento del quale dobbiamo parlare. Secondo me dobbiamo ancora parlare molto, discutere molto, approfondire molto, studiare molto, perché la via giusta nascerà da tutti questi ulteriori investimenti che dovranno essere fatti, da questi ulteriori studi. Perché le soluzioni odierne sono tante, ma ciascuna ha qualche problema. Beh, è un evento in cui si mettono in mostra le bellezze, le auto più belle, più performanti, che hanno un design accattivante. Molto di questo è realizzato in Italia, molto è realizzato in Lombardia. Milano-Monza, due regine, due punti di riferimento che contaminano un po' tutta la Lombardia. E tanto anche economia, perché il mercato dell'automotive è un mercato importante. Noi abbiamo un settore manifatturiero molto importante e intanto stiamo investendo anche molto in ricerca. Noi insieme al governo sarà il principale obiettivo della ricerca a questo settore nei prossimi anni grazie ai fondi del PNRR. Quando si fa ricerca vuol dire ricerca di frontiera, vuol dire cercare qualcosa che non si è ancora scoperto. Poi mentre si ricerca si scoprono delle invenzioni che poi vanno sulle nostre automobili. Pensiamo al sistema anticollisione. Ecco, in molte auto europee la maggior parte di quei dispositivi è progettato, pensato e realizzato in Lombardia. Ecco, noi vogliamo investire in questo mercato perché è il mercato del futuro e perché crea posti di lavoro, storicamente siamo molto forti. Quindi questo è uno dei nostri obiettivi importanti di ricerca, quindi di innovazione, quindi anche di sviluppo economico. Con Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana e l'assessore Fabrizio Sala abbiamo costruito una squadra, prima cosa. Una squadra per parlare di mobilità, per informare il grande pubblico. Qua parliamo di 500.000 persone che adesso è la seconda edizione del MIMO, potranno vedere il prodotto, essere informate, provare il prodotto. Si parla sempre di questa transizione elettrica, si parla sempre di emissioni zero, però pochissime l'hanno provate. Oggi pensiamo che in Italia il 5%, diciamo, degli acquisti sono ancora 100% elettrici. È un prodotto che va fatto conoscere. Al MIMO, opportunità, prima cosa, se guardiamo proprio all'automobile, di provare l'automobile, quindi conoscere tutte le caratteristiche dell'automobile, e poi fare anche approfondimento facendo incontrare le case automobilistiche, i media e anche gli utilizzatori. Noi abbiamo creduto fin dal primo momento a questa manifestazione, una manifestazione nuova, una nuova formula, open air, a contatto col pubblico, tutti gratuitamente possono vedere le novità del mondo dell'auto, le auto prestazionali, sportive, quelle della passione, e vivere delle giornate aggregandosi. Credo sia una buona cosa anche per la città. Noi dell'ACI da sempre siamo vicini a tutti coloro che si muovono, sostenendo che ci deve essere libertà di scelta di poter muoversi in quel determinato momento col mezzo più idoneo in quel momento, che possono essere le biciclette, i monopattini, e l'auto ovviamente non si può prescindere da essa. È tutto anche per questo approfondimento, grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri canali social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!